possibile che ogni volta che entro da Zara finisce così? Secondo me no. Stasera c'è la festa di laurea del mio ragazzo, ho detto vabbè, vado lì per cercare qualcosa. Ho trovato di tutto tranne quello che mi serviva. Però ho preso delle cose troppo carine, quindi ve le voglio far vedere. C'è mio fratello che sta ascoltando la musica. Comunque, acquisto utile, questi sandali che si allacciano alla caviglia, neri. Mi servivano, non so se li metterò stasera in realtà. Dato che un tacco non bastava, ne ho preso un altro. Super carine, bellissime, un po' più eleganti con questo dettaglio in oro. Comunque, a parte gli scherzi, mi servivano, perché mi lamento sempre che non trovo dei tacchi carini, quindi finalmente li ho trovati. Poi acquisto sbagliato che ho fatto, ho preso questi orecchini, ma mi stavano staccando il lobo dell'orecchio, quindi penso che l'ho reso. Capo basic che mi serviva troppo, un blazer ampio, tipo taglio uomo, bello. Un altro capo basic che mi serviva, questa gonnellina anche da abbinare al blazer nera. Qui c'è una cosa che non mi serviva assolutamente, ma appena l'ho vista ho detto non posso non prenderla. Cioè, voi state vedendo questo vestitino? Che poi tra l'altro è un pantaloncino, quindi è super comodo, con le samba sotto, qui un po' sbottonato con un bel reggiseno. Altro vestitino che è andato super virale da Zara è questo qui. Panna, tutto avvitato, con la cinturina in vita, molto molto carino. Questo è l'haul di ieri, tra l'altro mamma per Pasqua mi ha regalato questa maglietta di Intim semitrasparente marrone. Mi sono dimenticata di farvi vedere il pezzo vintage che ho preso perché lo indossavo prima, questo blazer di pelle marrone, super super cool. Lo shopping è finito, mi vado a preparare per la festa di laurea del mio ragazzo, quindi vi aspetto in un altro video.